Davide, appena finita la presentazione della Ruba.it Racing Ducati, quindi fra un po' si parte, insomma, si va in Australia. Come, raccontaci un po' come sono andate le prove, soprattutto come ti sei sentito in moto dopo una lunga sosta. Intanto io parto praticamente subito, perché ritorno stasera a casa, lì domani in sera, insomma, in partenza per l'Australia, un po' per allenarmi qui in Australia per il meteo, per il fuso orario e quant'altro, per me siamo veramente in scuola. In modo mi sono sentito bene, come uno che gli manca tanto. Cosa, eri in crisi di astinenza, insomma, diciamo. Sì, crisi di astinenza, non mi veniva la parola. Si è ricominciato, si lavora tanto, con l'approccio con i nuovi tecnici è molto molto diverso. Però io penso che gli paga. Adesso abbiamo una squadra, una situazione un po' diversa. Questi mesi li abbiamo usati più per conoscerci, per parlare, per amalgamarci, e poi è venuto fuori anche che siamo andati forti, quindi non è male. Sicuramente. Come sappiamo il talento non ti è mai mancato, però c'era qualcosa da sistemare ancora, forse un po' sul tuo stile di guida, su alcune cose che bisogna sempre migliorare, quindi anche tu dovevi farlo. Ora con questo team e soprattutto dopo un'annata difficile, quanto è cambiato il Davide Giuliano persona, uomo? Beh, penso tanto, queste sono cose che quando succedono non è che non ti lasciano proprio indifferente. Anche quando ti rompi un braccio o una gamba è facile riprendere. Diciamo quando ti cominci a fare male alla schiena, cose vitali. Permettetemi la parola, ti cadi un po' solo. Però non significa che non hai la voglia e la grinta di rimontare in moto e di affrontare tutto quello che ti aspetta, perché determinate sensazioni se le dà solo la moto, solo il correre, solo il battagliare con gli altri. Adesso io sono, diciamo, abbastanza pronto fisicamente, sono un po' 90%. Che si spegne il primo semaforo della stagione. Come l'hai trovata la Panigale? Perché so che Ducati chiaramente ci ha lavorato tantissimo, penso la vettura abbia trovata migliorata, in che cosa, se ce lo puoi dire? Ma la moto è cambiata tanto, un po' dappertutto, abbiamo delle porcelle nuove, abbiamo delle cose nuove anche sul moto, come l'elettronica è cambiata tanto, come gli spostamenti sono cambiati. Allora io quando appena sono risalito sulla moto, come è normale che sia, ho trovato una moto con un setup di base completamente diverso da quello che si era abituato a sentire e a guidare, perché giustamente la moto è andata molto forte nell'ultima parte della stagione con chassis, ma per me è molto difficile guidare come guida chassis, anche se per il momento è stata, no, la guida vincente, ha vinto tante gare e ha dimostrato di potersi giocare con. Però con Aligi Reganelli, il mio nuovo tecnico, con Paolo Biasio, stiamo cercando di cucirmi il più possibile la moto addosso e stiamo trovando la nostra strada. Abbiamo individuato qual era il problema principale e ci stiamo lavorando. Da qui a vincere le gare c'è una bella differenza, però perlomeno sappiamo dove andare, quello che fare. Sia la mia squadra, sia Ducati, stiamo, diciamo, lavorando verso una direzione che sicuramente sarà quella buona. Niente è buono, c'è un dipillo che gli altri, ma perché è un po' anziano e non lo capiamo. L'ultima domanda, un campionato si dice tutti gli anni, ma quest'anno veramente tostissimo, Alex De Angelis, Nicky Hayden, Ria che certamente non si accontenterà, cioè, veramente penso sia una stagione molto molto impegnativa. Ai nuovi gli do il benvenuto, vediamo questa serie B di Superbike com'è. Ai vecchi lo sanno già qual è il livello. E secondo me quest'anno sarà veramente bello e per quanto mi riguarda io mi diverto mentre corro, penso che anche gli altri piloti a fare una bella gara con gli altri piloti puliti,
sportivi sia una figata per tutti, per noi e per chi ci guarda. Certo, anche perché ho visto, ma si sapeva anche l'anno scorso, chiaro, il primo avversario è il tuo compagno di squadra, però con Chaz mi sembra invece abbiate un bel rapporto. Noi abbiamo, non ci ammazziamo, questo è, non ci vogliamo male, non ci sono muri, ci parliamo, ci stimiamo. È normale che tutti e due vogliamo stare davanti all'altro. Per il momento Chaz ha fatto una grande crescita durante l'anno e è stato veramente tanto consistente. E in questo momento io devo imparare. Sto più a forza e dopo di me a disposizione subito della squadra, del team e viceversa, il team con me, tutto il nostro talento per cercare di impacchettare tutto e mandare tutto al meglio possibile. Bocca al lupo chiaramente e ci vediamo in Australia. Ciao. Ciao.